Ciao a tutti ed eccoci qua con un nuovo video su eFootball 2024 e oggi sono qua per portarvi un nuovo modulo per voi iscritti. Questo modulo mi è stato richiesto da Luigi Ferraioli e visto che gli avevo promesso che gliel'avrei portato, cerco di portarlo questa settimana prima di iniziare la mia scaletta che inizierò da lunedì. Vi ho già spiegato che da lunedì uscirà sempre un video per gli iscritti, ma lo sceglierò io a seconda di quello più interessante di quelli che mi chiedete. Però quelli che ho promesso, e Luigi, sei tra quelli che ho detto sì, te lo faccio, ho promesso di fartelo e quindi la mia parola per me è importante e quindi eccomi qua. Uno dietro l'altro stanno uscendo tanti video perché sono tutte le promesse che ho fatto a queste persone. Quindi, Luigi, eccomi qua. Contrattacco con la tua richiesta era un 4-3-3 con l'SP larghe. Bene, spoiler subito iniziale, questo modulo è diventato la secondaria del mio modulo definitivo. Quindi cosa vuol dire? Che secondo me questo modulo fa paura. Ed è così, ragazzi, è impressionante. Cristo Valbuena con ben 85 di contrattacco, questo è il nostro allenatore per iniziare a fare questo modulo. Lo presentiamo subito, chiaramente con un portiere difensivo, con una difesa molto bassa, un portiere difensivo che messo in queste condizioni, cioè col progresso fatto in questo modo, fa veramente paura, me lo consiglio a tutti quanti, e soprattutto perché in questo modulo consiglio anche il rinvio appunto traiettoria bassa, che è un'abilità aggiuntiva che gli ho aggiunto io. Ok. E quindi quel portiere qua fatto così con queste abilità aggiuntive, tolte riserve di lusso e controllo di suola, ma traiettoria bassa e tanta tanta roba aggiunta. Allora, ragazzi, comunque portiere difensivo, non ci perdiamo. Terzino destro e terzino sinistro difensivi, ragazzi. Sì, è proprio così. E difensivi. E adesso vi spiego anche il perché. Un incontrista, difensore centrale e un sviluppo. Allora, terzino difensivo perché quel modulo qua è già abbastanza offensivo con questi quattro giocatori qua, ragazzi. Con quei quattro giocatori qua è veramente bestiale, non sto scherzando, è veramente veramente incredibile. Soprattutto questo giocatore qua, la punta, lo potete cambiare a vostro piacimento e ora vi spiego. Allora, terzino difensivo, terzino destro e sinistro difensivi perché, ragazzi, non ci serve un inserimento in questo modulo, ve lo posso assicurare, di esterni. Quindi, piuttosto ci andiamo bene a chiudere con un bel contrattacco a difesa bassa, ci mettiamo uno sviluppo che ci aiuta sempre a creare l'azione ed resta bello giù a difendere. Pau Torres lo consiglio sempre, lo sapete. E poi dall'altra parte un bel incontrista con i piedi buoni, ma che abbia anche belle statistiche difensive. E io dico che Rice in questo caso è veramente perfetto incontrista, perché così se riescono o vogliono tentare a tirare da fuori, c'è lui che gli va incontro. Con il terzino difensivo che viene di qua a chiudere, con l'altro terzino difensivo che viene a chiudere, siamo coperti. Anche perché davanti, ragazzi, eh sì, doppio collante, non l'avete mai visto, almeno da me. È una cosa che di solito non faccio, ma in questo caso non sto scherzando. Con questa parte di giocatori ci dobbiamo chiudere bene perché possiamo farlo. Perché grazie alla combinazione di queste due seconde punte, questa punta e questo CC che è straordinario, pensate in questa maniera, vi assicuro che non abbiamo bisogno di nessun supporto da dietro. Girerà perfettamente. Mandiamo in tilt le difese, ragazzi, questo modulo è bestiale. Quindi mettetevi comodi, guardate bene questo modulo perché, ragazzi, è una svolta. Doppio collante. La disposizione la vedete un po' strana? Beh, sì, ho stretto il difensore centrale, ho lasciato così e ho alzato bene. Comunque, vedete che siamo abbastanza alti. Il terzino destro e il terzino sinistro, tanto siamo belli chiusi in difesa con difensivo. Ho messo a ridosso, diciamo, del massimo del terzino sinistro e terzino destro, i due collanti. L'apertura in mezzo non è un problema perché c'è lui che lo viene a prendere, ma qua siamo veramente, veramente chiusi. Abbiamo Rodri, tra l'altro, che ha ottimi passaggi, anche un passaggio di prima, quindi non è un problema anche per ripartire un attimo. E qua, ragazzi, è un segreto,
un segreto di questo modulo, un CC giocatore chiave che abbia una gran buona finalizzazione, perché ragazzi andrà veramente tante volte il tiro. Però dipende chi mettete qua come punta e dopo ci arriviamo. Potete anche ragazzi fare così, ma non diventa più un 4-3-3. Visto che Luigi mi ha chiesto un 4-3-3, io lo porto giù e lo metto CC. Se lo metto trequartista si può fare, ma anche qua diventa un 4-2-1-3 e lui mi ha chiesto un 4-3-3. Quindi, ma va benissimo anche CC, è quello il bello. Spinge ugualmente, perché con due collanti dietro lui ha tutto il posto per fare quello che vuole. Quindi io nel mio caso, ve lo dico già, l'ho messo come trequartista. Nel mio caso, nel mio modulo primario che uso di solito quando gioco seriamente, nel mio 4-3-3 che avete già visto con Son come secondaria, l'ho messo come trequartista, ma lo potete utilizzare tranquillamente come CC. Sarete un po' più coperti in difesa, tanto per cambiare con anche i due collanti. Poi, ragazzi, mi ha chiesto questi SP larghe. Io sinceramente gli ho detto di sì, ma ho detto boh, non so come fare, metterò dei giocatori chiave. E inizialmente ho messo dei giocatori chiave, non mi sono piaciuti per niente. Ma mettendo delle SP che abbiano soprattutto inserimento, essendo così larghe con inserimento, ragazzi, si vedono una meraviglia, si allargano per prendere palla e, vi spiego, se attacchiamo a sinistra, Sterling tende ad allargarsi. Ok? Tende ad allargarsi. Aspettiamo parlare della punta perché c'è da parlare un po'. Tende ad allargarsi e il giocatore chiave si inserisce praticamente di fianco alla punta. Se attacchiamo da questo lato e lui si allarga, l'altro con intelligenza artificiale, chiaramente non c'è la palla, si inserisce perché c'è inserimento. Stessa cosa da questa parte, di qua ci si allarga, lui arriva in appoggio e si inserisce. In questo caso il rapace d'aria sta in mezzo all'area per l'appoggio, per un cross, quello che vogliamo, e lui si inserisce in mezzo. Se c'è casino, si mette leggermente fuori dall'area. Cioè, questo giocatore SP fa tutto perfetto al momento perfetto. Arriviamo alla punta. Rapace d'aria ti viene leggermente incontro, è sempre pronto in mezzo all'area, riempie molto l'area, ma a volte si libera, scende un po', e appena scende, questo si inserisce come punta. Però lo fa un così così. Cambiamo punta, mettiamo un attaccante di rientro. Ok, in questo caso adesso non ce l'ho dietro, adesso vi spiego perché. Mettete un attaccante di rientro, l'attaccante di rientro viene molto giù e lascia lo spazio più per il Griezmann. Non l'ho portato perché col CC preferisco portarlo in trequartista, ma cambierebbe il modulo o seconda punta, perché nel momento in cui scende l'attaccante di rientro, col CC ci vuole un po' prima che si inserisca. Quindi ho preferito il rapace d'aria. A mettere invece un onnipresente, un opportunista, scusate, il giocatore chiave si inserisce quasi mai. Allora mi è piaciuto poco. A questo punto potreste mettere un tra le linee, però dopo non c'è più quel giro perfetto. Però potete farlo, quindi io vi dico, secondo me il connubio perfetto è il rapace d'aria e ora ve lo faccio vedere, perché ogni tanto viene a prendere palla e lascia lo spazio per il centrocampista, però nel frattempo può dare palla tranquillamente a lui che si allarga, se lui va verso questa parte, e dall'altra parte attacca il secondo palo. Ragazzi, spiegata così sembra il modulo più bello del mondo, ma lo è, soprattutto quando nelle istruzioni individuali dobbiamo semplicemente, oltre che difenderci con due collanti, metterci difensivo ai due collanti. Voi direte: Magic, ma perché? Ma perché è così chiuso? Sì, ragazzi, perché non c'è bisogno. Quei quattro qua fanno tutto. Quindi, ulteriormente, difensivo al collante, difensivo al collante. Ragazzi, siamo un muro davanti all'area. Ora ve lo faccio vedere. E voi direte: beh, però siamo troppo chiusi, non attacchiamo. Ora vedete ragazzi, questo modulo è spaventoso, quindi ringrazio Luigi perché è diventato la mia secondaria. Quindi mi sono portato in panchina i giusti cambi e quando io vado in vantaggio di uno o due gol, io mi chiudo così. Nonostante mi chiudo senza andare in difensiva, attacco come un forsennato. Ragazzi, potreste usarlo anche come tattica principale. Funziona davvero bene. È che io
Ho quel Son che con quel fantastico tiro giro scendere, è una magia, adesso che lo so fare. Non preoccupatevi che arriverà un video settimana prossima della scuola di football, penso settimana prossima perché una settimana appunto nella scaletta c'è scritto che a sabato vi porto o la scuola di football o vi porto una vecchia gloria, uno o uno, a seconda di come voglio procedere io con la scaletta, quindi o uno questa settimana, cioè o la settimana che viene o la prossima ancora, in una ci sarà comunque una lezione dove andiamo a vedere i tasti base, tutti un po' i segreti che uso io nel gioco, quindi un video che mi avete richiesto in tanti, ti vediamo come battere le punizioni, vediamo come fare il tiro a giro nell'allenamento e poi dopo un altro vi porto invece una squadra delle vecchie glorie che chiaramente non vi dico quale perché una del ce ne ho due in progetto, vedrò quale portare. E bene, andiamo a vedere velocemente lo schema se è tutto a posto, che okay, sono tutti su, perfetto, ok, e direi che siamo a posto. Lui sta giocando in possesso palla, perfetto, noi siamo in contrattacco, siamo un po' svantaggiati perché il possesso palla è più avvantaggiato, ma noi non abbiamo paura. Poi con questo, guarda, con questo modulo di paura non ne ho assolutamente. Allora, caro Luigi Ferraioli, stai pronto e stai attento perché ti porto veramente un modulo eccezionale. Chiaramente, chiaramente, attenzione che questo modulo eccezionale vale anche per tutti gli altri miei iscritti. Ok, il nostro avversario è pronto. Io l'avevo tolto perché io non so perché. Se lo lascio non si avviano. Se tolgo via che sono pronto, sembra che lo facciano a posto, loro mettono pronto. Allora lo tiro via e poi lo rimetto. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni meteorologiche Siria si is registrano per free. questa sera? Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza Bene, siamo piovosa verso pronti. l'incerto. Mamma mia, ragazzi, che modulo. Poco apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Qua si Adesso allarga, come vi ho bisogna solo detto. trovare Guardate il Rodri giusto come sta in equilibrio appoggio. Guardate che difensivo. fraseggio di gioco. Ora Guardate. di Guarda, ho intervento sbagliato il decisivo. tempismo. Si era già inserito nella pace d'aria. Questa sì che è musica, amici. I tifosi non smettono di cantare un attimo ed è davvero emozionante essere qui. Si respirano passione e appartenenza. Speriamo di vederle anche in campo. Un signore Aspettate il momento giusto, ragazzi, e con se hanno quadruplice inserimento, decisivo. arrivano. L'Inghilterra ha bisogno di una sola vittoria Avete per visto che ho aspettato il proseguire momento come giusto? grandi campioni. La prima non è andata, la seconda ho aspettato che sono tornati perché sono andati fuori gioco e poi gli ho dato la palla. Chiaramente Grande rapidità di esecuzione. vi consiglio dopo degli SP larghi, registi creativi, che hanno una buona finalizzazione. Ok, visto che sono in pausa il nostro avversario, andiamo a farveli vedere. Sterling ha la bellezza di finalizzazione 85 e Messi ha la finalizzazione di 94. Poi c'è un tiro giro spaziale. Questo Messi qua è devastante, per quello che ho voluto anche prenderlo per portarvi appunto delle cose diverse e anche belle. Questi due mediani sono sempre pronti a ricevere palla, a chiudere, a difendere, a creare azione. Ve lo giuro. Messi così sono favolosi, cioè questa squadra qua è perfetta. Tutto il campo occupato e gira perfettamente. Attenzione, una sostituzione. Gara appena iniziata, abbiamo già il primo cambio dunque. Un gol nei primi Non minuti pressiamo, avrebbe siamo in potuto essere contrattacco. importanti. Ma poi ragazzi siamo veramente tanto chiusi, eh. Passa il Due pallone lungo. collanti e due difensivi siamo veramente Attenzione chiusi. sulla porzione Oh, può sinistra. essere uno è bravo che Sembra ci di avere viene. fastidio. Se uno è bravo che ci salta tutti i cosi con Neymar, bravo lui, eh. Adesso, poi, l'importante Guadagnano un tiro dalla bandierina. adesso non è Messi vincere, lo rientra. sapete, guardare i movimenti. Allora, guardate Lukaku fin dove scende, per prendere palla, per poi ripartire. Così si rischia sempre Ok? con chi Guardate gioca come con si la allarga il punta. giocatore chiave, perché il CC ha visto che qua c'è il buco, perché Messi, Messi. il regista creativo, non c'era, e allora è arrivato qua. E poi guardate, torna dal fuorigioco e gliela Messi. diamo. Messi. Cross in mezzo per il rapace d'aria. Messi. Ragazzi, Salta e colpisce di testa. cioè, Messi. avete visto come girano? Un due veloce che mette la partita sui binari giusti. Cioè, stiamo scherzando. Cross, ottima State conclusione. attenti al fuorigioco perché Messi. chiaramente si inseriscono velocemente. E ragazzi, ma avete visto come si Il inseriscono? portiere non ha potuto fare Ma cosa niente. stiamo parlando?
punti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Poi sono belli larghi, quindi sono sempre bene o male liberi. Ecco un'occasione di contropiede. Prova Sterling. Guardate come si va a mettere a farla appunto. Ma guardate come girano! Ma vedete come fraseggiano fra loro, ragazzi. Con quattro giocatori abbiamo tutta la squadra in difesa. Con quei quattro giocatori qua, ragazzi, facciamo tutto. Ah, qua ragazzi potete mettere anche un difensore in attacco, perché tanto c'è mica problema. Siamo belli chiusi dietro. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Ragazzi, ma cosa stiamo parlando? Guardate i movimenti, si liberano sempre, ma non è il nostro avversario, questo modulo fa paura. Faccio così, ho provato tre partite, ragazzi, ho fatto in tutte le partite 4-5 gol. E uno è Next Division 2, tra l'altro. Io non devo parlare. Guardate a Messi come si stava inserendo, guardate Lukaku. Ragazzi, se lo mettete trequartista si inserisce ancora di più il giocatore chiave. Però così vedete come torna giù a centrocampo. Trequartista non lo fa. E quindi mi piace ancora di più. E poi trequartista io posso mettere anche Cruyff. Va bene, Magic è stato un caso. È stato un caso. Abbiamo un'altra partita. Stessa formazione. Ok? Ora vi faccio vedere e poi ci salutiamo, perché di la verità potrei salutarvi anche qua, perché sono talmente sicuro di questo modulo che, ragazzi, da dirvi che io l'ho fatto mio come secondario, ma non secondario perché come primario non funziona, attenzione, secondario perché io sono innamorato del quel modulo che ho fatto col mio Hakimi, che si inserisce, l'ho studiato talmente bene che mi trovo bene, mi scoccia non portarlo. Ma quel modulo qua lo potete tranquillamente tenere tutta la partita, perché attacca tutta la partita e difendete tutta la partita, attenzione. Cioè, quel modulo qua sembra quasi assurdo con due collanti e due difensivi, ma avete visto come si muovono quei quattro qua. Sono impressionanti, ragazzi, eravamo contro un modulo di possesso palla e noi siamo in contrattacco. Voglio solo ricordarvi questo. Eravamo molto svantaggiati. Dopo, magari l'avversario non era a altissimi livelli, quello che volete, ci sta. Ma bene o male, anche chi, quello di seconda, ha preso tre gol. Ok, ne avevo subito uno, che tra l'altro ha fatto un tiro da fuori sensazionale, bellissimo. Ma alla fine ho vinto anche lì, senza neanche troppo impegnarmi, cioè guardavo molti movimenti, ma proprio girano che è una meraviglia. Vi assicuro che quel modulo qua è veramente, veramente, veramente valido, impressionante. E vorrei che sia valido anche questa connessione, questa ricerca dell'avversario, cara Konami, vero? Mamma mia. Primi giorni trovava gli avversari così. Adesso, alle 4 di pomeriggio qualcuno ci sarà. E invece no. Ragazzi, intanto vi ricordo di andarvi a iscrivere Esport Rivals. E voi direte, Magic, hai rotto le balle queste Esport Rivals. Ma io lo ricordo sempre, ragazzi, si sa mai. Qualcuno di voi non si è ancora andato, trovate il link in descrizione. Mercoledì e venerdì, appunto, porto i video su Esport Rivals. Adesso stiamo facendo il campionato contro la CPU con la Salernitana. Andatelo a vedere che tutto il regolamento lo spiego. E poi, finito quel campionato, ragazzi, so già che porterò un altro format molto molto bello e divertente. Ragazzi, contro un 3027, guarda, sono proprio contento. Mm.
Salutiamo comunque tutti i napoletani, i nostri amici di Napoli. Un 4-4-2 che io soffro parecchio anche. Poi c'è Romario che lo soffre ancora di più. Poi abbiamo qua Sterling. Vabbè, mettiamo Neymar. Neymar gratis, ragazzi, eh? Non è quel Neymar speciale, quello gratuito. Non c'è problema. C'è inserimento anche lui. Non c'è problema. L'importante, ragazzi, è che abbiano soprattutto inserimento, che poi abbiano anche. Cioè, l'importante è che abbiano inserimento, perché sono molto larghe. Poi se hanno anche treni in corsa, molto meglio. Nelle abilità IA, intelligenza artificiale. Ecco, i passaggi filtranti in mezzo, meglio non fare, meglio fare il passaggio normale. Pallone per Neymar, se ne va, cerca l'incursione centrale, gran colpo, il pallone dentro! Fuori gioco, ragazzi, millimetrico, ma questo era gol. Non vi sto a spiegare i movimenti, ragazzi, perché guarda, li dovete guardare. Cioè, abbiamo una squadra piantata dietro perché abbiamo due collanti. Cosa ci sarebbe da spiegare? Semplicemente che questi giocatori messi insieme sono fantastici, almeno per oggi, con questo aggiornamento, questo gameplay, ragazzi, sono veramente incredibili. Tra l'altro, questo non è neanche male giocare. Sceglie di andare per vie verticali. Romario, Neymar. Passa il pallone, però male. Prova a darla profonda, nello spazio. Viene servito bene. È solo. E passa. Può segnare da lì. Può provare. Ho sbagliato io. Billingham. Stavo guardando il movimento del radar. Mamma mia, come sei arrivato, Messi, avete visto? Come si è inserito? La difesa esce vittoriosa da una situazione di pericolo. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Neymar. Palla a Lukaku. Visto come si inserisce? Guardate anche il giocatore chiave, è un CC, ragazzi, se lo mettete trequartista fate ancora più male. È che CC torna di più così. Quindi siete un po' più coperti. Cerca l'affondo sulla sinistra. Lui non sa, non trova spazi, ragazzi. Con due collanti è difficile. Chiesa. L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. Una bella giocata nello spazio. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. I collanti sono sempre lì, in La gioca profonda. appoggio. Lukaku. Il pallone per Neymar. Poi, ragazzi, con i due collanti posso usare anche Barrios nella mia squadra, nel secondo tempo, che è un giocatore straordinario. È basso, ma essendo che ce ne abbiamo due di collanti lo posso mettere, c'è anche assaggio di prima, quindi Billingham.
Già il fatto che posso anche inserire il guerriero, io sono già contento. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Decide di tornare indietro con un passaggio lungo. Ho sbagliato. Bernardo Silva. Palla recuperata dopo averla persa, ma solo per un attimo. Ma guardate come gira bene, ragazzi. Questo è bravo, ragazzi, giocare. E io quel modulo qua l'ho provato due volte. Ha provato a superare la difesa in velocità, ma gli avversari sono stati bravi a leggere il suo movimento. Cosa c'entro? Chiesa intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di grande spessore. Griezmann. Palla a Bernardo Silva. Cerca il movimento dei suoi in profondità. E se ne va in scioltezza. Cross di Neymar. Conclusione. Beh, ragazzi, se veniva questo veniva giù lo stadio, Veniva giù lo stadio. Dopo l'elastico e poi dopo quel gol qua in rovesciata di Lukaku veniva giù lo stadio. Comunque ho voluto esagerare, potevo stoppare e tirare, ma ragazzi, questo è bravo, ve lo posso assicurare, però è in difficoltà. E tra l'altro c'è un'ottima squadra e c'è un modulo 4-4-2 che sapete che io faccio veramente fatica, è molto equilibrato, in possesso palla, gioca bene, però vedete che fa fatica a trovare gli spazi nonostante in possesso palla, eh? È avvantaggiato lui col possesso palla. Io controattacco. Finiamo la partita. Belli chiusi. Avete visto? E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. L'Italia ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. L'allenatore tira un sospiro di sollievo, ma in cuor suo deve essere un po'... Potete anche buttare su il rapace d'aria, eh? Se avete uno come Haaland che poi dopo lo andiamo a mettere su. Ecco Romario. Casemiro. Griezmann. Neymar. E passa. Ci prova con un pallone profondo. Una lezione magica. Ragazzi, cosa stavamo per fare? Allora, ragazzi, possiamo tranquillamente mettere il giocatore in attacco, tanto siamo belli coperti. Che mettere un Rodri che è molto alto. Un 91, mettiamo Rodri. Non è venuto il mini bug. Dovevo cambiare, secondo me, battitore per poi fare tornare il gioco. Vabbè. Non ci interessa. Guardate il match come stavo inserendo. Guardate la Neymar. Peccato che era in fuori gioco. Ecco, l'attaccante di rientro non ci va mai in fuori gioco. Però non ha neanche certi inserimenti che dopo la rapace d'aria. Io preferisco la pace d'aria. Puoi provare Luigi, anche tutti voi, anche i giocatori di rientro. Vede lo scatto e cerca la profondità. Supera il diretto avversario. Qua potevo crossare, ma volevo vedere se riuscivo a saltarlo. Ma questo è veramente bravo a difendere. Devo dire che è un ottimo giocatore, un ottimo player. La mette sulla sinistra. Chiesa. Romario. Sventa l'attacco senza apparenti. Prova a superare la difesa con un filtrante. È di 80.607 spettatori. Cazzo, questa sta diventando una bella partita nonostante questa la sfera. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale. Sì, perché da spiegare, ragazzi, c'è veramente poco, cioè devo dire che è un modo, vedete, guardate com'è bello chiuso. Dopo è chiaro che se la butta dentro, poi dopo di testa fa gol, ma può capitare, però è un modulo veramente chiuso e si riesce a ripartire col contrattacco in maniera... Guardate Messi adesso,
Vedete come si è inserito? Cioè, veramente eccezionale. Ecco, vedete, attaccante di rientro non si inserisce così bene. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto trovare pronto, reattivo, ottima scelta di tempo. E non servono parole per fargli capire che non si passa. Soprattutto se capita una palla che rimane in mezzo all'area, è rapace d'aria, ragazzi, e lì fai anche il tapine, li fa tutti. L'attaccante di rientro no. E soprattutto non pressa così. Ah, mi stava venendo, ragazzi. Che casino. Ho sbagliato la finta, ragazzi. Guardate che... Cioè, vedete come parlano. Ah, eccezionale, quel modulo qua è eccezionale, ragazzi. Anche qua avete visto come ha fatto l'1-2, perfetto. Cioè, c'è poco da fare. Faccio vedere con Cruyff. Chiaramente, vedete, lo mettiamo trequartista e chiaramente diventa un 4-2-1-3, però siamo verso la fine partita e vi faccio vedere la differenza, ok? Tutta la partita questi, almeno i giocatori che ho io, arrivano tranquillamente, dovete solo cambiare quei 4 qua chiaramente, perché loro sono solo in 4 in quella metà campo e corrono come dei matti, quindi anche prima dell'80esimo, anche già il 65esimo potete già cambiarli. Guardate con il trequartista come si spinge ancora di più, però non è più un 4-3-3. Visto che Luigi mi aveva richiesto un 4-3-3, io l'ho lasciato col CC, che funziona, ma col trequartista, ragazzi, diventiamo veramente spinti. Con la seconda punta forse troppo. Palla Bernardo Silva. La loro caparbietà è evidente. Purtroppo quello che manca è il tempo. Se ne va. Beh, poi Alan per me è fortissimo, è la versione normale del rapace d'aria, per me è fortissimo. Una difesa ruvida, ma talvolta è necessario. Ci prova con un pallone profondo. Errore qui, pallone sprecato. La mette in avanti. Vedete come siamo sempre chiusi. Cioè lui non riesce a ripartire. Non riesce a trovare. È difficilissimo cercare di attaccarci. Noi ripartiamo in velocità col contrattacco e con quei giocatori qua. Ma lui fa fatica. Adesso fuori gioco ancora. È il secondo gol in fuori gioco. Secondo me è uscito pensando che era gol. Comunque, ragazzi, questa è la squadra. Non ho dovuto parlare più di tanto perché vedete come girano bene e non metterei mai un giocatore chiave e appunto SP, perché il giocatore chiave è già in mezzo, quindi non chiedetemi ma se noi mettiamo SP giocatori chiave, non è la stessa cosa, saranno dei registi creativi, se li avete anche lenti fa lo stesso, chiaramente se hanno un po' di velocità è meglio, però ragazzi vi assicuro che è un modulo veramente devastante. Ora, per curiosità, voglio andare a vedere questo avversario, perché secondo me giocava molto bene. Beh, divisione 5, complimenti, gli faccio i complimenti. Quello di prima, che per me era molto più scarso, vabbè, è una divisione 9, ragazzi. Veramente, veramente, veramente... veramente bassi. Quelle divisione 5 lì è
bravo, ragazzi. Ha giocato molto bene. Ha giocato molto bene. Pensavo che era un divisione 2, divisione 3. Devo essere sincero, ho trovato le divisioni 2, divisione 3, ragazzi, molto, ma molto, molto più scarsi. Comunque, ragazzi, questo è il modulo. Luigi, ti assicuro che è un modulo veramente, veramente eccezionale e secondo me è un modulo da tenere d'occhio per tutti quanti voi, ragazzi. Io l'ho messo come secondaria, ve l'ho già detto. Per il mio 4-3-3, e quindi quando vado in secondaria non ho più gli esterni, ma vado con le seconde punte larghe. Non l'avrei mai detto, ma funzionano bene. Molto molto bene. Se vado a mettere esterni, Esaede, e tengo appunto i registi creativi, non si inseriscono così bene. Quindi seconde punte è stata una bella soluzione. Non pensavo, a dire la verità, ma funzionano. Funziona. Poi ragazzi, se volete un gioco più centrato, potete anche allargarlo e fare un gioco del genere. Potete anche dire, guardate, gioco così. Non è, nulla ve lo toglie. Non ve lo toglie nessuno. Potete farlo. Però, insomma, questo qua Luigi me l'ha chiesto largo e questo modulo qua, appunto, ho cercato di portarvelo come mi è stato richiesto. Quindi così, all'altezza identica dei terzini. E poi dopo praticamente sì, in mezzo diciamo più o meno tra il centrocampista e la punta. Bene ragazzi, io direi che questo video è finito, avete visto che gira molto bene, per me è un modulo veramente bello, tra l'altro abbiamo trovato anche una bella partita, faccio i complimenti al mio avversario anche se si è ritirato ma ha sbagliato perché ha giocato molto bene e nonostante un quinta divisione, quarta divisione quello che era, io ragazzi vi saluto, vi chiedo un bel like, un bel commento, fatemi sapere cosa ne pensate e condividete il video, mi raccomando. Noi ci vediamo in un prossimo video e ciao a tutti.